Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina. Essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo. Sono i libri, le arte, le accademie che mostrano, contengono e nutriscono il mondo. William Shakespeare. Era giustamente mi ha detto: stai attento alla parola nitriscono, per non dirla, e invece mi sono proprio giustamente fermato su quella parola. Però queste erano delle parole meravigliose di William Shakespeare. Sigla. Questa è la 21esima puntata della 7ª edizione, un programma con Marco Gentile e in redazione Maria Esseringa e Terry Tripoli, con la direzione artistica di Graziella Pagano. Questa sera noi faremo una puntata speciale, e capirete tra poco perché, grazie a Pizza e Sfizi, che sostiene i talenti siciliani. Pizza e Sfizi, rosticceria e tavola calda, panineria, posto ideale per festeggiare il tuo compleanno, con due locali, uno di fronte all'altro, in Piazza Duca degli Abruzzi 28 a Capodorlando. Questa sera in studio con noi abbiamo Stefania Di Stefano e Franco Arrigo, Federica Galeota, Emanuele Barberi, Giuseppe Milazzo e la nostra direttrice artistica Graziella Pagano. Quanti ricordi dietro me li segnerò nel diario della vita, e terrò quei vecchi fatti fuori dal presente mio, di bianco e rosso vestirò. Sarò un angelo per te, quella donna che puoi stringere sul cuore, ma se occorre come il sole i tuoi sensi accenderò, piano piano poi li spegnerò. Donna con te, di me chissà che sai. Donna con te, se tu lo vuoi. Le tue mani su di me stanno già forzando la mia serratura, ma la porta del mio cuore d'improvviso s'aprirà ed un'altra donna uscirà. Sarò una donna che ritrova la sua femminilità e te la regalerà. Donna che ti sa stupire solo con la sua semplicità, che ti amerà. Donna, tu, quanto cielo su di noi, questa mia età colorala se vuoi, e le notti in bianco e nero quelle le cancellerò, perché donna io con te sarò. Che ti sa stupire solo con la sua semplicità, che
ti amerà. Donna, perché donna io con te sarò, perché donna io con te sarò, perché donna io con te sarò, perché donna io con te sarò. Grazie. Buonasera, benvenuti a questa 8 marzo, la giornata internazionale delle donne. Abbiamo già ascoltato la prima canzone, è Donna con te, cantata da Graziella Pagano in diretta come ogni giovedì dalle 19 alle 21 qui su Radio Doc. Grazie a tutti, benvenuti. Aspetto la nostra direttrice artistica prima di presentare i ragazzi, perché mi fa piacere che invece Graziella, buonasera, benvenuta. Buonasera. Che sia tu a presentare gli ospiti questa sera. Buonasera. Allora, vi presento innanzitutto, ho voluto qui questi ragazzi, a parte il fatto che sono dei buoni amici, degli ottimi amici, e poi secondo me sono anche abbastanza in gamba e bravi. E Dorotea. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Di cosa ti occupi tu? Io mi occupo di fare video su... Intanto registro quelle che sono le mie passioni, quindi io amo viaggiare, mi piace tantissimo fare video, fare foto, e quindi diciamo che faccio un po' il video alla mia passione e poi lo pubblico con chi mi segue. Da poco i capelli corti? Su YouTube, sì, cortissimi. Ecco, per chi li vuole vedere si può collegare da Facebook, che noi abbiamo la diretta continua. Esatto. E ovviamente integrale, quindi per esatto, vederti. Esatto. E poi continua, Graziella, prego. Emanuele Barberi. Buonasera. Che è alla tua destra. Buonasera, Emanuele. Tu sei cantautore? Sì. Parlate sempre vicino ai microfoni. Ok. Grazie. E, scrivi canzoni? Sì, scrivo, mi accompagno anche con la con chitarra. Con la chitarra, quindi sei chitarrista. Beh, ti scopriremo durante la serata. Prego, prego. Da questa parte invece, Graziella. Federica Galeota. Buonasera. Buonasera, Federica. Tu canti? Sì, sì. Scrivi canzoni? No, io in realtà scrivo, diciamo, i testi. Le canzoni le produce il mio ragazzo. Ecco, che produttore. Produttore. Sì. Benissimo. Poi abbiamo Giuseppe Milazzo, mio figlio. Giuseppe. Buonasera. Milazzo. Buonasera, Giuseppe. L'ultima volta che sei venuto qua eri mezzo metro più corto. Sì. Come mai cioè, questa crescita così veloce? Sì, sono felicissimo di essere tornato. Bene, benvenuto, grazie, prego. Poi Stefania Di Stefano. Prego, Stefania. Buonasera a tutti, ciao. Stefania, tu di cosa ti occupi? Io canto. Canti? So se si può dire, è un azzardo forse, no, dire no. Sono una cantante. Io canto, sono, rappresento gli Estremo Sud. Qui con Estremo me c'è Sud. Franco Arrigò, un componente, il chitarrista, il fondatore degli Estremo Sud. Questo lo dobbiamo benissimo dire. E adesso lo presentiamo sempre, Graziella, prego. Franco Arrigò. Franco Arrigò, benvenuto, Franco, Estremo Sud. Grazie a voi, intanto io complimenti per il colpo di ragazzo, me lo prendo tutto. Grazie. Va bene. E dopodiché niente, un'altra avventura, ogni cosa è positiva. Hai portato la chitarra, portato la chitarra, faremo qualcosa anche dal vivo. Qualcosa sì, dal vivo, qualcosa con le basi. Questa sera noi, è una serata dedicata alle donne, noi i maschietti ovviamente siamo in inferiorità numerica, quindi dobbiamo sostenerci. Noi ci limitiamo ad appoggiare, insomma, quello che sosteniamo le donne. Sosteniamo le donne, diciamo, basta, anche diciamo perché basta. Non ci conviene... In questo momento siamo in inferiorità. Allora, io direi di cominciare a pensare di programmare anche la seconda canzone. Adesso non so se la regia... Allora, dopo la pubblicità noi canteremo e chi canterà adesso ve lo dirò subito, così ci programmiamo prima. Canterà dunque Stefania Di Stefano con Franco Arrigò e canterete Cocciu d'Amuri, che è una canzone bellissima scritta da Leonardo Alfino. Sì. Esatto. Anche in un film l'abbiamo vista, insomma. L'ascolteremo subito dopo la chitarra con voce e chitarra dal vivo al Doc Night Live. Azienda nel settore della comunicazione cerca giovani ambiziosi.
Se sei alla ricerca di nuove sfide professionali e vuoi costruirti un futuro nel mondo del lavoro, chiama il numero 0941 91 81 69 o invia il tuo curriculum a info@radiodoc.it. Stiamo cercando proprio te. Scopri la Sicilia in tutte le stagioni e accomodati negli appartamenti Costa d'Orlando, dotati di ogni comfort e posizionati nei punti più belli della costa tirrenica e in tutti i monti Nebrodi. Appartamenti o ville singole con operatori qualificati che ti aiuteranno a vivere la tua vacanza a 360 gradi. Le ville Costa d'Orlando sono il luogo ideale anche per battesimi, matrimoni e tutte le tue ricorrenze. Scopri tutte le nostre proposte su www.costadorlando.com oppure chiama lo 0941 91 80 42. Credi che arredare una casa sia davvero una buona idea? Io che non parlo svedese, ci impiegherei più di un mese. Ci vorrebbe un bicchiere di vodka e forse poi sdraiarsi per terra, parlare del più e del meno, come se non ti conoscessi davvero. Ti guardo stupito mentre consumo il mio rito. Credo sia meglio sognare di viaggiare e poi insieme invecchiare. Da quell'ultima volta che bevendo un caffè mi hai fatto cantare. Bolletta, salterò giù dalla finestra, colpa di quella cravatta stretta, quando l'ho messa avevo perso la testa. Beh, cosa pensi che dica? Andrò in bagno sereno come prima, ma tu non senti che dico, che dico, che dico, e sei lì con un rasoio per amico. Guardo stupito mentre consumo il mio rito e credo sia meglio sognare di viaggiare e poi insieme invecchiare. Da quell'ultima volta che bevendo un caffè mi hai fatto cantare. Qualche settimana, no, la settimana scorsa al Doc Night Live, questa era la cravatta, l'abbiamo ascoltata anche dal vivo, straordinari. Ringraziamo Giuseppe e compagni perché sono stati veramente molto molto bravi. Intanto abbiamo amici che ci ascoltano dal web e ci scrivono, no? Voi se volete scriverci noi vi saluteremo e diremo i vostri commenti, suggerimenti, domande eccetera. Salutiamo Max Garruba in questo momento in collegamento e poi Salvatore Barbera, bella squadra, Graziella sta andando alla grande, ancora l'abbiamo soltanto incominciare, il chitarrista si sente se suona, quindi bell'accordo, era minore o maggiore? Minore, minore. Allora, adesso Graziella ci presenterai, dobbiamo salutare Terry, perché l'avevamo annunciata oggi, per un piccolo contrattempo non può essere qui stasera. E a me dispiace tantissimo perché avevo tantissima voglia di rivederla. Ma comunque ci saranno occasioni sicuramente. Mi dispiace davvero tanto. Salutiamo, auguriamo anche a lei buone feste, buona festa della donna, anche se diciamo oggi abbiamo detto che cavalcheremo tutti i modi di dire pazzeschi, anche quelli che non abbiamo più voglia di sentire, come per esempio l'8 marzo e tutti i giorni. Bello, a me mi piace sta cosa che l'8 marzo è tutti i giorni, quindi diciamolo pure. Allora, ci dici chi canta e cosa? Stefania Di Stefano, Franco Arrigo, Coccio D'Amore.
bicchieri dei vini. Se non ti vedo mi veni di morire. La faccia aperta a se tua canzoni. E io innanza a voi scordo dolore. Io voglio stare sempre alla tua idea. Vedi negli occhi tuoi tu stai di che luce non mente i capiti. Vela di farro e zucchero la faccia in Stefania Di Stefano e Franco Rigaud al Dog Night Live con Cocciu d'Amuri, canzone strepitosa, meravigliosa. Noi questa sera cantiamo canzone dedicata alle donne, ma anche canzone che fanno sognare le donne, insomma facciamo un po' di tutto. Questa canzone chi l'ha scelta? Scusami Stefania. Scusate, sì, l'ho scelta io. Allora, io sono con gli Estremo Sud da circa due anni e mezzo, sì, due anni e mezzo, e Franco mi ha detto perché non vieni con noi a cantare siciliana? E io la musica siciliana, e io gli ho detto sei pazzo, cioè io non voglio fare musica siciliana. E lui mi ha detto guarda che la musica siciliana non sono solo tarantelle, fisarmonica e tutto quel, tutto il resto, e in effetti ho scoperto un mondo meraviglioso. Questa è una canzone che ho scelto io, che ho proposto, e che Franco ormai, siccome gli uomini, come si dice, siete inferiori, sto scherzando assolutamente, però Franco dice sì, va bene, ci fidiamo entrambi, e quindi è stata secondo me una canzone meravigliosa. Bene, Franco, perché hai scelto lei invece tu? Perché, perché parla poco, immagino. Perché sì, soprattutto poi non si nota assolutamente, non si fa. No, Stefano è un grande personaggio, è un artista a tutto tondo e ci completiamo perché io suono, ho delle idee e lei basta semplicemente guardarci ormai e arriviamo. Infatti noi cambiamo sempre, ogni volta cambiamo sempre, sì, non è che facciamo mai un pezzo uguale. E questa è la cosa bella della musica, scoprire e andare avanti, no? Beh, poi ci devi parlare anche di questo gruppo. Certo. Nel frattempo, visto che siete qua, per chi c'è all'ascolto in questo momento, sappiate che ho degli scherzetti da fare a questi personaggi che sono qui. Quindi mettetevi comodi, perché ci dobbiamo fare anche due risate. Parlo degli uomini, ovviamente. Le donne oggi non mi permetto. Dobbiamo salutare chi ci seguiva prima? Gisella Cipriano. Sì. Ciao Gisella. Noemi Segreto, brava Stefi. Antonella Mollica, bravissima. Antonella Mollica ha detto un saluto da Sicilia Cabaret, salutiamoli. Ciao, abbiamo tanti amici a Sicilia Cabaret, quindi salutiamoli. Poi Dora Chiofalo, ciao Federica, buona serata e tanti auguri a tutte le donne, e quindi anche a Dora, facciamo un applauso, grazie. Scrivete. Volevo salutare Salvatore Barbera anche. Sì. Perché chi è? È un collegato. È uno che si è collegato. Bella squadra, sì, ho detto prima, sì, grazie, sì, sta andando sì, bene. Sì. Quindi va bene. Tra un po' diremo anche tutti gli altri. Cosa faremo? Siccome io volevo iniziare con Shakespeare, perché è uno dei miei autori preferiti insieme a Pirandello, perché è stato insieme a Pirandello, sono stati quelli che hanno
cambiato il modo di scrivere teatro. Dopo i Greci sono arrivati loro due e tutt'oggi chi scrive di teatro si rifà a loro due. Quindi ho voluto iniziare con William Shakespeare e qui ho delle cose scritte da Shakespeare che faremo dire a questi ragazzi che sono qui, ecco, tra un po' anche di Balzac. Però faremo un'altra canzone, ci vuole la regia, perché se no non ci annachiamo oggi, quindi ci dobbiamo annacare, come si suol dire in latino. Allora, Mara Giaimo, bravissima Stefi, come sempre un bel cuore gigante, sarà una parente, immagino? Una mia amica, ecco. Una mia amica. Sto scherzando, tutte persone, scherzando. No, tutte persone che abbiamo pagato. Abbiamo pagato. Sto scherzando. Allora, adesso deve cantare Federica Galeotta, che è intanto presa, batti a sistemare, dove sì, sei Federica? Federica. Noi cominciamo ad annunciarti come farebbero due speaker famosi in tutto il mondo, non so, prego. Allora, signori, Federica Galeotta. Aspetta, ma cosa canta? Canterà quello che le donne non dicono. Ecco, quello che le donne non dicono, qua è sbagliato, qualcuno ha scritto Anna Tatangelo ma non la cantava lei. Allora, quello che le donne non dicono, al Dog Night Live abbiamo Federica Galeotta. Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche, neanche quando ti diremo ancora un altro sì. Fretta vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce la fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Potrai trovarci ancora qui, nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose, e ti diremo ancora un altro sì. È difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai.
grazie. Federica Galeota con Quello che le donne non dicono, una canzone molto bella, molto complicata, ma che dice delle cose sacrosante. C'è una frase che ti colpisce di questa canzone in modo particolare, Graziella? Dolcemente complicate. Dolcemente complicate. Siamo siete così. Tutte? Io credo. Tutte dolcemente. Credo, ma questi due. Sul dolcemente, allora, sul dolcemente magari metterei anche qualche virgoletta. Qualche virgoletta. Sì, esatto. Secondo me sì. Ma complicate, complicate tutte, senza nessuna virgoletta. Tutte, tutte. Vabbè, questo non l'ho detto io, dice Graziella, sì, non vorrei sì, che poi mi arrivassero dei commenti confermo da internet. Però c'era una qualcosa da dire. Bravissima Federica, era Gina Andaloro, Andaloro. Poi Dora Chiofalo, bravissima Federica, un caloroso abbraccio. Tanti saluti a tutti da Roma, salutiamo Dora. E poi abbiamo anche Fortunata Chiofalo, bravissima Fede. Insomma, abbiamo veramente un ascolto che già ci fa molto piacere. Veniamo agli uomini. Tra un po' noi vi farò recitare queste cose di Shakespeare. Ma voi, parlo con gli uomini. Giuseppe, tu ancora sei ragazzino, quindi tu hai mai detto ti amo a qualcuno? Sì. Alla mamma? Sì, vabbè, la prima donna a cui l'ho detto è stata lei. Sì. Ah, l'ho detto allora. Bene. E a me è venuto il trauma quando l'ha detta ad un'altra. Ah, ecco, perché quando l'ha detta ad un'altra? Anzi, saluto di recente, saluto Giulia, che sicuramente sarà collegata, mi auguro. Sì, hai capito, Giulia. E di dov'è Giulia? Giulia è di Pace del Mela. E papà lo sa? Sì. Ecco, no, fortunatamente sapere. Ancora sono vivo. Va bene, invece vado da questa parte. Tu hai mai detto ti amo a qualcuno? Sì, è capitato. Hai la faccia di quello che lo dice spesso, però bello che si sciala. Sì. È capitato. Tu quanti anni hai, scusa? 24. 24, sei giovane, quindi sì, sarà sì. Capitato, ma ancora ti capiterà sì, molte volte. Sì. Aspetta, mi giro da questa parte dove c'è un po' più di esperienza. Okay. Sì, con i miei 25 anni io qualcuno qualche tempo qualche l'ho volta detto. L'abbiamo sì, detto. Qualche volta. Ma convinti oppure abbiamo detto soltanto no, così? No, convinto. Perché c'era l'occasione, se no ci spaccavano la faccia. No, convinti. Convinto. Ecco, perché convinto. Il ti amo bisogna dirlo sincero. Sì, deve non essere... è una parola che esce facilmente. Se no magari dicono ti voglio bene. Ti amo è diverso. Ti amo è diverso. Certo. Ma vi è mai successo che qualcuno dica di voi ha detto ti amo e dall'altra parte è arrivata una risata, per esempio? Ah. Ecco, una risata tipo così. È presa dall'istante. No, può succedere, no? Può succedere, sì. Sinceramente penso di sì. Sì. È successo. Magari scappano, se è la stessa cosa, sì. Cioè, è la stessa cosa. Ti hanno detto ti amo e tu sei messa a ridere? No, ma magari può essere anche il contrario. Cioè, noi tu donne hai detto dobbiamo ti amo cercare... e quello si è messa a ridere. No, non si è messa a ridere, però magari non lo trovi più, è scappato. Non lo... Scrivi e non ti risponde. Quindi... Si è messa a ridere metaforicamente. Si è messa a ridere. Vabbè, poi la risposta classica è sei troppo per me. Quindi scappi. Intanto volevo salutare Roberto Inzinga, perché la prossima settimana verrà col suo gruppo, ma tra un po' lo diremo. Quindi resta con noi sintonizzato, grazie. Intanto ciao Pietro, auguro a tutte le donne complicate, ovviamente. Barbara, e poi... Barbara è anche lei una bravissima cantante, collegata. Veronica D'Amico, ciao a tutti, auguro a tutte le donne. E poi chi c'è più? Bravissima Federica, Giusy Fazio. Abbiamo veramente un ascolto incredibile, continuate a scriverci perché noi li diremo tutte. Allora, abbiamo detto che qualcuno che si è messo a ridere l'abbiamo trovato. Qualcuno che si è messo a piangere? Ma io guarda, sinceramente non è che ti posso... Io mi sono fidanzata a 14 anni, quindi sì. Non è che ho una grandissima esperienza di questi ti amo, quindi... Ah, niente, quindi... Nel momento in cui ho detto ti amo... Basta, è nato Giuseppe. Quindi va bene. Sono 29 anni. Magari ne avrò detto qualche altro, quindi. Ma così. Perché ho detto questo? Perché secondo me la parola ti amo per una donna è il massimo. Se lo riceve con il massimo della. Vabbè, quindi questo. Adesso possiamo, dopo la pubblicità, abbiamo già pronta la prima recita di Shakespeare che diremo qui in diretta. Ecco. E quindi attenzione, uomini, adesso nascondo il foglio, sennò dopo sbirciano. Quindi voi all'ascolto invece dovete giudicare come loro diranno queste cose che farò dirlo di... Perché ridi, scusami, mi Stefania? Stefania ride già. Mi dispiace. Ecco, in questo senso io mi fido ciecamente di Stefania. Ah, ok. Quindi. No, io sono sicura invece che tu farai... sarai il migliore. Non sì, so ma perché. Sai, poi in fondo noi facciamo l'applausometro. Volevo fare il... L'attore. Poi...
mi hanno detto giusta. Secondo me un po' shakespeariano. Sì, ecco. Va bene. Allora, tra un po' restate con il Doc Night Live e poi ci sarà anche l'applausometro, quindi le donne dovranno applaudire. Wow. Chi applaude per uno non può applaudire per l'altro. E quindi poi vincerà qualcosa da andare a mangiare da Pizza e Sfizi, mentre tu canti da Pizza e Sfizi. Sono di parte io. Perché, già l'applauso ce l'ho prenotato. Per Giuseppe? Sì. Allora, va bene, allora restate con noi, questo è il Doc Night Live, ancora dobbiamo cantare e recitare e farci un po' anche di sorrisi per restare in tema con la festa, anche se oggi è la giornata internazionale della donna. Crea e ripara gioielli ed ogni volta regala emozioni. G2N è il laboratorio orafo da 30 anni con stile, raffinatezza, competenza e professionalità. I suoi gioielli sono unici e rendono unici coloro che li indossano. G2N fa creazioni, riparazioni, consulenza gemmologica e incisione, scegliendo e lavorando sempre con attenzione materia prima di qualità. G2N, gioielli ed emozioni. A Capodorlando, in via del Fanciullo 5A. Info 389-2740. 3582 www.980.com. Basta un semplice click ed entri nel vivo della provincia di Messina. 980.com, il portale che ti aggiorna su cronaca, attualità, politica, sport, cultura della provincia di Messina. Rimani sempre aggiornato. Basta un click. www.980.com. Looking back al Doc Night Live, il palcoscenico dal vivo si suonava qui qualche settimana fa e devo dire che hanno riscosso veramente un grande successo e siamo veramente contenti per loro. Nel frattempo abbiamo qui in studio tanti amici che questa sera canteranno a proposito di canzoni di donne o canzoni dedicate alle donne. E la nostra direttrice artistica, mi piace averti dato questo incarico, grazie Graziella. Mille.
e quando te l'ho dato tu Piero è pazzo, avrei detto immagino. Però la mia pazzia non ha confini, questo lo so, però ero anche sicuro che avresti fatto bene e questa sera fino adesso è andata benissimo. Adesso cosa canteremo? Allora, Emmanuel Barberi. Emmanuel Barberi, ci prego, presenta puoi cominciare canzone di De Gregori. Sì. La donna cannone. E poi ci facciamo raccontare perché ha scelto questa canzone, perché questa è una canzone molto bella. Tu preparati nel frattempo. Io dico che Michele Francesco Donato dice buonasera a tutti. Gresi Corona, siete bellissime, ti ringrazio. Ciao Gresi. Perché hai detto questo? E poi continuate a scriverci perché noi vi saluteremo. Mariangela Ballì, avverti gli amici che sono sul gruppo di amici che seguono Radio Doc, che tra un po' noi li saluteremo, quindi fai pure come sai fare tu, condividi e poi dici che fra un po' vi salutiamo. Salvatore Barbera ha scritto qualcosa che tra un po' vi diremo. Nel frattempo al Doc Night Live abbiamo Emmanuel Barberi, La donna cannone. Senza dire parole nel mio cuore ti porterò, ma non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete e senza ali, senza rete, voleremo via.
Dovremmo spegnere i telefoni, l'audio dei telefoni, se no arriva qualcosa. Però volevo dire grazie a Emmanuel Barberi per La donna cannone, perché è una canzone molto bella, molto delicata, con un senso preciso. Perché l'hai scelta, Emanuele? Veramente mi è stata consigliata dalla direttrice artistica. E io ho veramente accettato volentieri per il significato profondo di questa canzone. Bello, intanto sono arrivati tanti complimenti qui da Gina Andaloro, Mariella Ognibene, Giuliana Saccone, Elisa Enzo Ciraulo Giordana, Mariangela Ballì, Vanessa, cioè veramente c'è stato un successone questa canzone, quindi mi ha fatto piacere. Molto piacere. Adesso sei pronto per recitare? Proviamo. Sì. Proviamo? Sì, sì. Allora, orecchio subito all'ascolto, perché adesso come scusa? Subito a caldo. Subito così, dopo la cantata. Vabbè, sì, così sei bello carico. Sei bello carico, carico. Certo. Allora, è questa frase qui, è una frase piccola. Okay. Quindi io il consiglio, siccome diciamo ho fatto un po' di teatro, non io, ho fatto fare teatro, però leggila piano piano e ogni parola cogli nel senso, vediamo cosa ne esce fuori. E questa frase qui, da non la leggere, quella, perché da, tratto okay. Da, ok? Soltanto fino a finestra. Prego. Attenzione, aprite le orecchie, voi che siete all'ascolto, donne, perché vi riguarda da vicino. Prego. Chiudete l'uscio davanti allo spirito di una donna e questo prenderà il volo fuori dalla finestra. Bravo. Qua possiamo applaudire tutti, perché non è applausometro. L'applausometro lo facciamo alla fine, alla fine. Ecco. E cosa ha detto? Di, come dire, diciamo, entrare in contatto con una donna, insomma... Diciamo, le anime devono entrare in contatto in maniera un po' cauta. Quindi, se chiudi l'uscio davanti allo spirito di una donna, questo prenderà il volo fuori dalla finestra. Quindi, cosa significa? Che se tu chiudi l'uscio davanti allo spirito della donna, lei se ne scappa dalla finestra. Cioè, il succo è questo. Sì. Quindi, non bisogna trattenerle. Ecco, Graziella, dai un significato spirituale. Non bisogna trattenerle le donne, non bisogna privarle di tante cose, perché se tu li privi giornalmente di tante cose, oggi, domani, dopodomani. Quindi questa trasmissione sta diventando un consiglio per le donne. Prima per gli o poi uomini, perderai per gli la donna. Sì. Per gli uomini, consiglio, quindi sì. Uomini, sappiate che più li costringete, meno le avrete. Ecco, questa diciamo in sux. Adesso facciamo un giro da questa parte per vedere se è vero. Voi cosa ne dite da questa parte? Sì, perfettamente d'accordo. E il problema è che io non capisco lo stato della donna, cioè perché dovrei privare la donna? No, non lo so. Allora, la donna se lo dice William perché, Shakespeare, ma ti spiego, perché la donna sta con un uomo in perfetta sintonia, e quando c'è la sintonia non c'è la privazione. Le cose si fanno in due e c'è un pieno accordo, un tacito accordo su ogni cosa, e quindi assume tutto un altro aspetto. Quando invece uno tenta di prevalere sull'altro o comunque ha altri concetti, allora là nasce il problema dell'uscio, di scappare, trattenere o compagnia bella. Io sono d'accordo, no? Però vi lascio una riflessione. Quando Adamo ed Eva mangiarono la mela, quindi diciamo hanno consumato, ci ha consumato. Donne, sì. Hanno scoperto il pudore, tanto è vero, si sono messi la foglia. Oggi questo pudore a che punto è? Adesso cominciamo, tu Graziella abbiamo parlato questa parte. Poi diamo la parola anche alla vlogger, perché mi interessa anche il suo parere, e partiamo da questa parte. Prego. Ma diciamo al giorno d'oggi ce n'è Federica. Ben poco. Al giorno d'oggi dicevo ce n'è c'è ben poco. C'è poco pudore. Molto. Ecco, siccome dice le cose si fanno in due, il poco pudore di oggi che dici tu, si fa sempre in due oppure... Ma io credo che ormai le donne in generale... Chi ha quel carattere autonomo la fa solo lei. Ecco. Invece chi ci tiene invece a condividere le cose che si fanno quotidianamente, ci tiene a farle col suo partner, con altra persona. Stefania, mi interessa anche il tuo parere su questo fatto. La domanda è: il pudore dov'è? A che punto è? Sì, no, siccome dico, dopo la mela hanno scoperto il pudore, si sono coperti, ma oggi... Il fatto è che non c'è più. Ecco, secondo me non c'è più. Ecco. No, che poi si è cambiato tutto, cioè è cambiato tutto. Non viviamo nel mondo in cui c'è già diverso da 10 anni fa, oggi è diverso. Io ho 31 anni, le ragazze di 21 anni ragionano completamente l'opposto rispetto a come pensavo io prima. Quindi è tutto diverso. Scusa, eh? Come pensavi tu? Così mi faccio l'idea sull'opposto. Ma no, va bene, è tutto diverso. C'è una società completamente stravolta. Io penso e sostengo che la tecnologia ha stravolto anche
anche i rapporti umani. E quindi questo è, boh, non lo so. Scusatemi se mi intrometto, cioè, ecco, è completamente cambiato. Tu che sei da, ecco, la maturità, magari la maturità di una donna magari arriva prima di quanto si poteva arrivare magari 10 anni fa. No, quella arriva sempre prima. Cioè, no, cioè intendo due magari ragazzi di 12 anni, una ragazza e una ragazza, la ragazza sembra ne abbia 20, esatto, il ragazzo sembra ne abbia 9. Esattamente. Quindi questo sicuramente intendo, è così da sempre, non so se oggi è ancora accentuato, non lo so, però la donna è sicuramente sempre un po', no, avanti. Intento in sé, cioè nel senso, magari ora la donna a una certa età è abituata a fare cose che 20 anni fa alla stessa età non si potevano fare. Quali sono queste cose che fanno le ragazze a 20 anni che 20 anni fa non si facevano? Vlogger, tu che sei dalla parte dei giovani. Allora dipende. Io ad esempio non esatto. Se no, Graziella, non ti sentivo. Hai beccato la persona giusta, perché lei è una delle poche ragazze che diciamo più o meno ha la mentalità di 20, ma che dico 20? 30 anni fa. 30 anni fa, benissimo. Allora, dici, allora raccontaci tu bene. Ed è bellissimo perché lei è, secondo me, è bellissima, ma non solo esteticamente, ma anche, sì, anche il carattere interiore. Perché è pura. Vabbè, aspettiamo, allora, vediamo la risposta che ci dà, così vediamo. Allora, io cosa credo fanno che le ragazze di oggi varia, che non facevano 20 anni fa? Le ragazze di 20 anni fa. Allora, 20 anni fa non lo so, perché io appunto ce li ho adesso 20 anni, quindi non ho idea, però io penso che la cosa varia da persona a persona. Ad esempio io sono una persona che comunque non mi ritengo, diciamo, come tante altre persone della mia età, perché cioè basta affacciarsi fuori e guardare, appunto, come diceva prima Stefania, che tanti l'hanno dimenticato il quello che è il pudore, diciamo, il anche stesso parlando di rispetto. Posso dire una cosa? Certo, grazie. Una volta parlando con lei ci siamo trovate, racconto un piccolo aneddoto, praticamente ci siamo parlati, parlavamo del più del meno, delle coppie, dei fidanzati, e si parlava dell'argomento, tra virgolette, si può dire? Certo. Sesso. Certo. E lei ha risposto, prima del matrimonio. Quindi ecco perché. Grazie. Mi presento a Saia. Mi piacerebbe coinvolgere anche le persone che ci ascoltano bellissima da casa, comunque, che si possono collegare e sentirci e vedere da internet, e possono anche scriverci su questi argomenti che mi sembrano interessanti. Così stuzzichiamo anche i nostri radioascoltatori su questo lato, perché giustamente lei a 20 anni ci sei stato prima del matrimonio, ma vedete, questo lo direbbe una di 80 anni, esatto, no? Teoricamente, ecco, questa è la cosa. Brava Dora, ciao Graziella, questa è Mariella, ogni bene, perché credo ciao che anche Mariella abbia sì questa idea. Ciao Mariella. E ora non so quanti anni abbia Mariella, però vabbè, se vuoi dire, scriverlo. Ma ancora si può chiedere l'età a una donna? Alla mia età. Io non ho problemi a dirla la mia età, perché diciamo una cosa, io ne ho 43, lo dico qui proprio, ecco, alla radio, ufficiali, perché proprio non, sì, proprio non ho nessunissimo problema a dirlo, anche perché secondo me la donna, cioè, anche se hai una certa età, hai un'età, diciamo, hai un'età, hai l'età che hai, un'età. Diciamo, l'età è un numero. Per me è un numero, perché praticamente l'età è quello che è dentro, come vivi, come. Quindi oggi possiamo chiedere l'età? Sì, secondo giusto? Me sì. Stefania, quanti anni hai? 31. Ma tu sei piccola ancora, possiamo. Però scusami, no? Tu hai detto possiamo ancora chiedere l'età. Ci sono ragazze che escono mezze nude e non puoi chiedergli l'età. Cioè, certo che gliela puoi chiedere. Io non ne vedo ragazze mezze nude, forse frequento posti dove non ce n'è, però evidentemente. Invece Federica, tu quanti anni hai? 20. Non ne potevi portare qualcuna di 60, 65, Graziella, così chiedevamo. Ecco, la media la prossima volta. La prossima volta. Vivo gli Extremo Sud e Michele Scaffiti sarà un componente, immagino. Esatto, cosa, è cosa fisarmonicista. Il fisarmonicista. Esce la fisarmonica. Ecco. Ciao Michele. Allora, scusami, posso permettermi di salutare Sara? Perché Sara oggi mi ha fatto un caffè delizioso. Sì, al Sara, bar. Scusami. Sara è la ragazza del bar di Patti e mi ha detto, gli ho detto, guarda, seguimi oggi. Mi ha detto, io ti saluto, ma tu non mi saluterai sicuramente. Tiè. Ecco. Ciao Sara. Allora, come si chiama il bar? Così ce ne appendo il gratis su tutti il caffè. Jolly Bar, se non Jolly sbaglio, bar. È nuovo comunque. Jolly Bar. Allora, Jolly Bar, aspettaci, perché dopo verremo, dopo la pizza di Pizza e Sfizi, okay, noi verremo a prenderci un caffè da te. Adesso abbiamo la pausa del nostro Doc News. Tra un po' dovranno ancora esibirsi Giuseppe Milazzo, che canterà Donne.
Ecco, tu a te una non ti basta, donne, plurale. Come è? Beh, si parla in generale. Ah, in generale delle donne, benissimo. E poi abbiamo Graziella Pagana che ci delizierà ancora con un'emozione da poco. È una canzone che quando parlavamo di questa puntata, Graziella, cosa cantiamo, cosa non cantiamo, a un certo punto mi è uscito, ma perché non cantiamo un'emozione da poco? E tu mi hai detto, ma sai che è una canzone che mi piace moltissimo. È una delle mie preferite. E il perché? L'abbiamo scelta, tra un po' lo spiegheremo. C'è tanta gente che si saluta da internet, lo diremo anche dopo. Ancora tante canzoni, anche canzoni di Rosa Balestrieri, di Fabrizio De André, di Anna Tatangelo, ancora di Mannoia. Restate con il Doc Night Live. Doc Night Live questa sera continua con grande clamore da Pizza e Sfizi, perché lì si esibirà anche Graziella Pagano e quindi canteremo ancora canzoni dedicate alle donne e canzoni sicuramente che riguardano questa giornata internazionale della donna. Quindi tra un po' alle 21 Graziella Pagano da Pizza e Sfizi, dove andremo anche a cenare e stare tutti insieme, quindi se volete potete venire a trovarci, stiamo insieme, ci facciamo delle chiacchierate e poi chiaramente ci divertiremo a mangiare e a stare insieme. Quindi Pizza e Sfizi è in Piazza Duca degli Abruzzi qui a Capo d'Orlando e non perdiamoci questo appuntamento. Questo è il Doc Night Live. Questa sera noi abbiamo qui dei cantanti, delle cantanti, dei chitarristi, dei musicisti, e sono esattamente Stefania Di Stefano e Franco Arrigò, Federica Galeota, Emanuele Barberi, Giuseppe Milazzo e Graziella Pagano, che è anche la nostra direttrice artistica e che voglio ringraziare per questo. E tra un po' invece parleremo direttamente con Maurizio Parafioriti e tra un po' lo ascolteremo. Il perché ce lo faremo dire da lui in diretta, non so se possiamo andare. Ah, è già è con noi, a poco tempo, sappiamo anche perché. Quindi ciao Maurizio. Ciao Piero. Buonasera, come stai? Ma bene, bene, tutto bene, un po' stanchi, ma bene, diciamo, dai. Ecco, tu ieri mi hai detto, prima di andare in onda, che stai facendo delle prove particolari. Di cosa si tratta? Oddio, posso dire tutto? Sì, sì, puoi dire tutto. Si può dire tutto. Ma no, in realtà, vabbè, tanto oramai è annunciato il 19, 20 e 21 in tutti i cinema, perciò penso sicuramente anche in Sicilia, Capo d'Orlando, ci sarà Zeroschi, che è questa opera di teatro totale di Renato Zero, e stamattina abbiamo fatto la visione del master con grande soddisfazione. Tu di cosa ti occupi? Magari qualcuno non ti conosce così. No, io mi occupo, vabbè, di produzione musicale, nonché di regia audio, insomma musicale chiaramente. Ecco, e parliamo di regia audio di Canale 5, Rai 1, di Arena di Verona. Qualsiasi cosa, dove c'è Sanremo, dove c'è musica ci sei tu, Maurizio, e noi siamo molto felici. Noi abbiamo fatto anche un disco insieme nel 95 che è molto richiesto, come mi no, ha detto. Come no. Qualche volta devo portarlo in radio per farlo vedere perché è veramente bello. E poi volevo dirti, parliamo di Lucio, che è il disco di Ron, dove tu ovviamente hai fatto molto, sei stato anche a Sanremo. Quel disco, vabbè, sinceramente con onore, visto che sono siciliano da queste parti, l'ho prodotto interamente, nel senso, questa è una grande soddisfazione, visto che insomma il peso specifico di questo disco, che penso tutti conoscono in questo momento, visto che Sanremo ha avuto veramente una bellissima esposizione, insomma, con almeno Pensami. Si chiama Lucio, dedicato a Lucio Dalla, ovviamente è uscito il 4 marzo. Sì, esattamente, in occasione del 75esimo compleanno di Lucio, ma a distanza di 6 anni dalla scomparsa, dove Rosalino, che penso insomma tutti sanno, Ron, che è sempre stato miglior amico nonché collaboratore di Lucio, dopo 6 anni ha deciso finalmente, grazie anche a questa canzone che almeno Pensami, questo inedito, di dedicare un disco a Lucio, perciò abbiamo scelto 12 canzoni di Lucio del repertorio di Lucio e niente, sono state rincise interamente reinterpretate da Ron. Questo è Lucio, perciò veramente un disco doc come la vostra radio, diciamo. Maurizio, noi ti ringraziamo per questo disco, perché se hai fatto una cosa meravigliosa, Lucio Dalla, io ho avuto l'onore di averlo una settimana a Capo d'Orlando nella prima, quando l'abbiamo organizzato questo evento, ed era una persona straordinaria. Per chi non lo conosce, perché è andato via, allora dice che è straordinario, ma
non è così, è caduta la linea, quindi vediamo se riusciamo a ripristinare, perché volevo fargli dire che Maurizio in questo momento è anche impegnato a Rai 1 perché stanno facendo le prove dei ragazzi del venerdì sera, sarebbero i talenti, come si chiama, Sanremo Giovane? No, Sanremo Young. Sanremo Young, che non mi ricordavo, vediamo se riusciamo a rimetterci in contatto e ce lo facciamo dire. Però Maurizio, produttore, ma anche... Sì, c'è, ci sei Maurizio? Eccomi qua. Era caduta la linea. Stavo dicendo, sei anche a Sanremo Young, se non mi sbaglio. Sì, sto seguendo anche questa cosa, veramente con fatica, perché siamo in mezzo a mille altre cose. Però ci tenevo a dire una cosa molto bella, visto che insomma... Noi siciliani siamo orgogliosi di esserlo, no? Essendo degli isolani. Sì. Ci siamo trovati con un team di lavoro sull'operazione di Ron, che appunto è stata la registrazione del disco che appunto è avvenuta, e a Sanremo ci siamo trovati con un team di persone che sono state le persone più vicine, accorgendoci che quasi l'80% del team, delle persone che stavano lavorando vicino a Rosalino, erano tutte siciliane, in particolare di Messina, perciò veramente c'è un legame molto forte. Evidentemente poi sappiamo che Lucio e anche Rosalino sono molto legate alla Sicilia, perché Giuseppe Barbera, che è l'arrangiatore nonché pianista, è di Messina, la responsabile dell'ufficio stampa è di Messina, il manager di Rosalino è di Catania, perciò insomma c'era questa riunione di siciliani intorno a Rosalino che insomma ci faceva molto orgogliosi, insomma ci teneva ancora più uniti. Quindi vi aspettiamo tutti al Doc Night Live, Rosalino come no, compreso. Come no, volentieri, volentieri. Maurizio, noi sappiamo... Sì, scusa, mi dicevi? Ci sarà sicuramente qualche data quest'estate del tour, che è il tour che sarà il 6 a Milano, il 7 maggio a Roma, che sono le prime due date, che è il tour che si chiamerà Lucio, anche quello. Chiaramente saranno, oltre le 12 dell'album, ci sono altre canzoni di Lucio, appunto in questo concerto di Ron dedicato appunto al suo migliore amico. Benissimo Maurizio, noi ti lasciamo tranquillo, avevi poco tempo, ti ringraziamo per questo tempo che hai speso con noi. Ron Lucio è un disco sicuramente da ascoltare e da acquistare, noi vi aspettiamo tutti in studio. Quando uscirà Zerowski io ti richiamerò Maurizio, ti ridisturberò per parlare di questo. Sarà 19, 20 e 21, perfetto, insomma in programmazione delle migliori sale cinematografiche. Ti ringrazio molto Maurizio, sei sempre un amico. Va bene. Buona serata e buon divertimento. Grazie. Un applauso da tutti noi. Ciao, grazie. Telefonata doverosa e adesso sì, possiamo cantare. Giuseppe, vatti a preparare così ascolteremo anche la tua versione. Dimmi, Graziella, stavi dicendo? Giuseppe canterà una bellissima canzone di Zucchero, Donne. Donne. Giuseppe Milazzo. Chi l'ha scelta? La mamma, ecco, dobbiamo aspettare che si prepari, quindi prima, se la vuoi presentare tu io te lo lascio, guarda, tutto... Diciamo che qualche canzone, forse un po' tutte, le ho scelte io, tranne una che me l'ha scelta tu, ecco, quella che canterò dopo. E comunque anche loro sono stati d'accordo con questa mia decisione, perché ovviamente la canzone deve anche piacere belle al cantante. Va bene, allora, lo vuoi annunciare tu, così poi parte il regista? Giuseppe Milazzo ci canta Donne. Donne, du-du-du, in cerca di guai. Donne a un telefono che non suona mai. Donne, du-du-du, in mezzo a una via. Donne allo sbando senza compagnia. Negli occhi hanno dei consigli e tanta voglia di avventure. Si hanno fatto molti sbagli, sono pieni di paure. Le vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole. Dentro pomeriggio opachi senza gioia né dolore. Donne, du-du-du, pianeti dispersi per tutti gli uomini così diversi. Donne, du-du-du, amiche di sempre. Donne alla moda, donne controcorrente. Negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota.
dove si respira l'aria e la vita non è vuota, e vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole, dentro pomeriggio paghi senza gioia né dolore. Donne, oh, donne, 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 tu tu tu, in cerca di guai, donne a un telefono che non suona mai, donne, tu tu tu, in mezzo a una via, donne allo sbando senza compagnia. Grazie. Arrivano tanti cuori dal video di Facebook per Giuseppe. Giuseppe, veramente, Giuseppe Milazzo ha cantato Donne, e che cucciolo, scrive Mariangela Ballì. Giuseppe bravissimo, Gina Andaloro, Mario Salvo, Mariella Ogni Bene, Giacomo Saia, che siete belli, insomma, chiaramente lui parla con le donne, immagino. Allora, ti puoi preparare, Graziella, sì, perché ti faccio cantare subito così a colpo, perché sennò che so che ti emozioni. Tu preparati. Ah, preparati per dopo la pubblicità, mi dicono dalla regia. Quindi dobbiamo aspettare un attimo. Dopo la pubblicità ancora noi dobbiamo fare recitare e cantare. Quindi restate con il Doc Night Live. Alla Urlandina Viaggi trovi tutte le biglietterie ed ancora punto vendita di tutti i concerti ed eventi sportivi in Italia. Servizi transfert da e per gli aeroporti di Catania e Palermo con noleggio di auto e veicoli commerciali. Siamo agenzia top di Costa Crociere ed Alpitour, con le migliori offerte nel settore dei viaggi di nozze e non. Tutto questo con la professionalità e la serietà che ci distingue. Orlandina Viaggi è in via Piave 116 a Capo d'Orlando, telefono 0941 90 23 50 e in via Medici 105 a Sant'Agata Militello, telefono 0941 70 28 99. Ci trovi su Facebook. www.980.com. Basta un semplice click ed entri nel vivo della provincia di Messina. 980.com, il portale che ti aggiorna su cronaca, attualità, politica, sport, cultura della provincia di Messina. Rimani sempre aggiornato. Basta un click. www.980.com. Di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù, c'è buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation. E io, amore mio, non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Gli stati sono gribiti, ma la grana dove è? Svalutation. Siamo in crisi, ma senza andare là, l'America è qua. Da 30 anni si va, ora contro mano, ma nei tanti si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quale svalutation, svalutation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è, si vive più di armi che di pane, perché assassination,
anche un po' per me. Live, siamo dal vivo, sono le 20:23, questa è Radio Doc e ogni giovedì la musica è dal vivo. A proposito di musica dal vivo, la nostra direttrice artistica ci presenterà il prossimo duo. Stefania Di Stefano, Franco Arrigo ci canteranno Cuti Ludissi di Rosa Balistrelli. Bellissima, grazie, grazie veramente per questo regalo, Rosa Balistrelli, che è una delle mie cantanti preferite e lo si capisce tutto quello che faccio, e quindi non lo dico tanto per dire, e quindi ti ringrazio Stefania. Grazie a voi, grazie a voi. Anche Franco, veramente bravi e complimenti per come l'avete interpretata e reinterpretata. Grazie. Ho parlato troppo, adesso dobbiamo fare recitare Franco prima che ci scappa. Dunque è qua, sì, questo è di Ludovico Ariosto, non è di Shakespeare, ecco, per restare lo in tema, perché abita vicino, vicino a casa tua, ecco, e comincia da qui, ecco, vedi il segno e arriva senza dire Ludovico Ariosto, ovviamente. Prego, a te la parte recitata di, in questi versi dedicata alla donna. A donna non si fa maggior dispetto che quando o vecchio brutta le viene detto. Brava Ariosto, bravissimo. Allora,
vecchia o brutta? Qualcuno mai vi hanno detto vecchia? No, forse a te hanno detto vecchia. Hai voglia? Ti hanno detto me vecchia? Me lo dicono tutti, ma non so perché. Come, scusa? Ma ti sembro vecchia? Ma come si permettono? Ma ti sembro vecchia? No. Ti hanno fatto fare un dispetto. No, a me non dicono vecchia, però mi scusi lei, signora. Che peggio. No, peggio, signora, peggio. No. Che sotto sotto, in effetti, quando hanno cominciato a darmi del lei, io mi sono... Ma perché mi danno del lei? Esatto, esatto. E invece in realtà poi... Esatto, io ritornando al discorso di prima... Sì? Per me la vecchiaia è una cosa bella, perché beato chi ci arriva alla vecchiaia. Ecco, oggi penso che sia proprio il caso di dire che è così. Quindi a lei l'abbiamo detto prima vecchia. No, beh, scherzo, ovviamente è un modo di dire, visto che diceva prima Graziella di questi. Ma vecchia. Cosa significa vlogger, così a proposito di giovinezza? Allora, vlogger in realtà è chi diciamo parla di se stesso o comunque documenta qualcosa che gli piace. Puoi vloggare la tua vita, puoi vloggare non lo so, un viaggio, come nel mio caso. Io ad esempio i miei vlog parlano di viaggio, non ne ho fatti tantissimi, ne avrò fatti all'incirca 5-6. Però ad esempio giovane, i miei viaggi sono appunto vloggati e quindi ripresi e pubblicati poi in rete. Benissimo, allora tenete a mente come hanno recitato prima questi due fanciulli, prima Franco e poi Emmanuel, e poi dobbiamo fare l'applausometro, ma molto più tardi. Mi ha taggato Federico Garcia, che è la torre, in un video di Balistrelli. Noi ti ringraziamo e soprattutto volevo ringraziare Federico per il regalo che mi ha fatto stasera, che è un bellissimo CD di Eleonora Bordonaro, si chiama Cuttuni e la Me, Trame Sceuse di una canta storie. È un disco bellissimo, andatelo a cercare, andatelo a comprare. Eleonora l'ho sentita tempo fa, ha vinto dei premi, sono contento che una siciliana vada avanti così e spero di averla presto qui al Doc Night Live. Non lo inquadriamo, lo inquadriamo un altro posto. Dobbiamo cantare perché se no non ci arriviamo più, mi dicono la regia, l'hanno detto in inglese, l'ho tradotto in italiano, allora cantiamo, canta un'emozione da poco. Adesso Graziella, ti presento io. Grazie. No, ti faccio presentare da un altro. Intanto tu sistemati, d'accordo. E ti faccio presentare da un'altra persona, d'accordo, che adesso sceglierò a caso qui tra quelli. Canti seduta? No. Ah, sta spostando la sedia, sposta tutta l'ambaradan, tipo Sanremo, quello che sposta i microfoni, prende la cuffia, ecco. Canta una canzone che ho suggerito io, perché è una canzone che ha cambiato un po' il modo delle donne di come presentarsi, di come gesticolare, di come arrivare con tutta la forza possibile su una canzone e possibilmente anche attraverso la TV alle persone. E questa canzone era Anna Oxa. Ti faccio presentare da Giuseppe, prego, vieni. Canta Graziella Pagano, Un'emozione da poco, di Anna Oxa. E l'incoscienza svanisce, è come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai. Benissimo anche senza.
cresce in me. È una paura che nasce, l'imponderabile confonde la mente finché non si pente. E poi per me più che normale che un'emozione da poco mi faccia stare male. Una parola detta piano e basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la mia incoerenza. Pensare che vivresti benissimo anche senza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza. Pensare che vivresti benissimo anche senza. Graziella Pagano con un'emozione da poco al Dog Night Live da internet, sono impazziti tutti, cara Graziella. Mariangela dice continuate fino a mezzanotte, è meglio della Oxa, e Mariangela Ballì. Anzi, Mariangela, tu sai che c'è un gruppo che abbiamo in comune, amici a cui piace Radio Doc, e noi voglio salutare tutto il gruppo e tutte le donne di questo gruppo e fare a loro i nostri migliori auguri. Intanto grazie, super Italo Maino, Mariella ogni bene, insomma ti salutano e ti fanno veramente tanti grazie, complimenti. Grazie a tutti. Bellissima versione. Come ti sei sentita? Molto emozionata. Ma ancora tremi, Graziella, ma come sì, sì. Ma io quando canto tremo sempre, non so perché, mi emoziono. Però sei brava. Io dicevo che mi piace la forza che ci metti nelle canzoni, come ti raccontavo tempo fa, in teatro questa forza generalmente manca, quindi significa che tu ci sei dentro con tutto il corpo, con tutta la mente, e riesci a trasferire quello che noi effettivamente vogliamo, e cioè emozioni. E quindi Giovanna Anastasi dice sei anche tu, ma non so cosa si riferisca, perché non c'è la parte di prima, quindi però ci stiamo organizzando per sentire. Dobbiamo salutare invece Franco, ecco, mi fanno cenno. Franco, perché ti dobbiamo salutare? È perché mi aspetta una serata, la classica serata della conclusione di questa giornata con le donne. E io vi do. Devi fare lo spogliarello, immagino. Io sì, infatti, io faccio anche lo spogliarellista, quindi sì. No, voglio salutare tutti, è stato un piacere. E naturalmente tu sai che noi abbiamo un gruppo, si chiama Estremo Sud, e potete trovarlo. Troverete i nostri brani nei locali peggiori di tutta la Sicilia. In tutta la Sicilia. No, siamo a vostra disposizione anche per suonare del live. Ma noi siamo anzi molto molto contenti. Possiamo rinnovare, visto che stasera c'è questa premura, allora, noi ci siamo dove c'è da suonare. Quindi bellissimo, sono d'accordo, sono felice di averti conosciuto, perché molto presto vi avremo qui in studio. Ti lascio in ottima compagnia, perché lei comunque arriverà dopo. Esatto. Grazie a Franco. Tutti. Grazie a Franco. Voi. Grazie. Bravissime, complimenti. Allora, è pronto con la chitarra, invece l'altra chitarra, perché Franco quella sua se la porta, a cantare un altro cantante chitarrista. Prego Graziella, a te il microfono. Aspetta, tieni, guarda, fai così, come guardo, se fossi... Guardo... Senza occhiali dovevi leggere. Con gli occhiali. Ah, con gli occhiali. Guardare. Allora, Emmanuel Barberi ci canterà Bocca di Rosa di Fabrizio De André. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano.
amavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di San Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un milionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie senza indagare se il concubito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo di iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitarono all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al loro dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme. L'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sagrestano. Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza lo vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano. Molto bella questa canzone dedicata ad altre donne che sono sempre, non tutte, sempre fortunate, e ci sono quelle un po' meno fortunate, ma sempre donne che vivono il nostro contesto, quindi queste canzoni sono meravigliose. Voglio ringraziare tutti per questi capolavori fatti in diretta e dal vivo anche con una semplice chitarra. Intanto c'era Giuseppina, mi sono perso il commento di Giuseppina Fonte: complimenti, molto brava eri tu, e auguri a tutte le donne. Grazie. Presenti chiaramente. E poi qua arriva una sfilza di complimenti per questa canzone che ci ha cantato adesso il nostro Emmanuel. Adesso continuiamo dopo la pubblicità a cantare subito, quindi rientriamo senza la canzone, perché sennò non ci arriviamo, dobbiamo fare tante cose. Restate con il Doc Night Live su Radio Doc, il giovedì dalle 19 alle 21. Doc Night Live. Hai perso anni scolastici ma non vuoi perdere altro tempo? Entra nel mondo Uniscuole. Troverai lezioni personalizzate, dopo scuola per ogni età e recupero insufficienze. Ottieni il diploma in un solo anno. Con noi sarai promosso o ripreparato gratuitamente. E se lavori ma non vuoi rinunciare allo studio, prova i nostri corsi online. Il nostro obiettivo è il tuo successo. Uniscuole non si ferma al diploma. Non farlo neanche tu. 10 corsi di laurea attivi con piattaforma telematica. Oggi anche in mediazione linguistica.
linguistica, tutoraggio singole materie, certificazioni linguistiche e tanto altro ancora. Siamo anche a Capo d'Orlando, in via Consolare Antica, presso il liceo Escibiglia. Contattaci allo 0941 91 19 05. Costruisci il tuo futuro con noi. 40 anni di esperienza al tuo servizio. www.scuoleina.it. Numero verde 800 149 649. La carne è tenera. Vorrei dire, la carne è debole. No, no, hai capito bene. La carne è tenera come non mai da Geronimo. Dal 1995 Geronimo è l'autentico steakhouse in città con la carne più tenera e gustosa che tu abbia mai provato. Tagli selezionati, filetto, costate, T-bone steak, tagliate di manzo e ancora ottimi antipasti, primi e le pizze. Geronimo, ristorante pizzeria steakhouse. Via Nazionale 269 Torrenova, contrada piattaforma. Info e prenotazioni 347 70 44 761. www.980.com. Basta un semplice click ed entri nel vivo della provincia di Messina. 980.com, il portale che ti aggiorna su cronaca, attualità, politica, sport, cultura della provincia di Messina. Rimani sempre aggiornato. Basta un click. www.980.com. Eccoci in diretta, mi arriva un urlo perché rientriamo senza la canzone, quindi è una cosa rara per noi perché dobbiamo ancora ascoltare delle canzoni dal vivo. Dopo questa ci sarà un'altra tua canzone, Graziella, che a me piace molto, si chiama Sally, lo annunciamo prima, però nel frattempo ascoltiamo chi? Federica Galeota ci canterà Essere una donna di Anna Tatangelo. Poi ti senti offesa. Ti senti come una farfalla, un giocattolo, una palla, sì, da prendere. Ma non è amore, poco vale sentirsi come il miele da mangiare, no. Ma ti stai sbagliando, sai. Son davvero un'altra cosa, essere una donna non vuol dire riempire solo una minigonna, non vuol dire credere a chiunque se ti inganna, essere una donna è di più, di più, di più, di più. Io non cerco un'avventura, ma il compagno che va.
essere una donna e vuol di provare dentro veri sentimenti e frenare il pianto e il dolore che tu senti, essere di più, molto di più. E frenare il pianto e il dolore che tu senti, essere di più. Grazie. Grazie a te Federica Galeotta, ha cantato una bellissima canzone di Anna Tatangelo, Essere una donna, per restare in tema con la giornata internazionale delle donne. È oggi 8 marzo e il Doc Night Live a Radio Doc oggi ha dedicato quasi tutta la giornata alle donne e quindi concludiamo in bellezza con le canzoni cantate dal vivo. Adesso, cara Graziella, prima della tua canzone dobbiamo fare recitare Giuseppe, recitare. Facciamo leggere una frase e questa volta è Onore de Balzac la frase Giuseppe che dovrai dire al microfono da quella parte è questa, prego, quando sei pronto. Quando le donne non sono innamorate, in loro scorre tutto il sangue freddo di un anziano avvocato. E invece è cambiato voce Giuseppe, quando è venuto qua cantava un bambino, adesso c'ha la voce di Barry White. Anche un po' rauco. Però cosa dice qua allora Giuseppe? Quando le donne non sono innamorate, in loro scorre tutto il sangue freddo di un anziano avvocato. Cioè significa che se innamorata è tutta dolce dolce, ti chiama tutto giù, gigi, giù, già. Se non è innamorata ti chiama Giuseppe. E basta. No. E là tagliamo, perché Giuseppe ti devo parlare, là comincia a tremare, perché è vero, questa è la frase che usate sempre. Ti devo parlare e dovete tremare. Alla fine. Ecco, amore devo parlare è un conto, ma amore, già, se chiami già... amore ti devi preoccupare. Dobbiamo parlare. Amore è cercare soldi. Invece soldi. Col nome e ti devo parlare è un pochino più critica la è cosa. È più critica. Tu, soldi, l'ultima volta soldi. Che l'hai detto? Lasciamo perdere. Vediamo dire comunque una cosa. Sì, dai Giuseppe. Che un mio amico mi ha detto fino a un paio di giorni fa. Mi dice, quando tu discuti magari con la tua fidanzata, se si può dire, tu devi stare molto attento perché, citazione da parte sua, un uomo che ragiona è single, una donna che invece ha ragione. E basta. Hai visto? Questo è un saggio. Intanto volevo dire a Marco Debora, non so chi sia, che quando canti, Graziella parla con te, se no mi vado a cuccare. Adesso scusami Marco, non so dove sei stato. Marco, perché rimani collegato. Perché già ha cantato due canzoni, quindi adesso canta la terza e quindi evidentemente ti sei perso qualcosa. Però tra un po' canterà Selly, quindi attenzione, aprite bene le orecchie. Dice, tu quando l'hai detto l'ultima volta ti devo parlare? Ti devo Stefania. Parlare? Allora, io non sono fidanzata, quindi... Ma a qualcuno? Non devo parlare a nessuno. A qualche parente, a qualche amico, a chitarrista, ti devo parlare. Ti devo parlare, io ogni volta che gli dico, sai Franco, ti devo parlare, lui si preoccupa già, perché esatto. Io propongo dei viaggi, o insomma, delle canzoni nuove, quindi... Facciamo mai il giro, vediamo se... Allora, non so se sono tanto normale, ma io non lo chiedo, ti devo parlare, ti parlo e basta. Ti parlo e basta. Però quando, siccome uno magari vuole parlare in faccia, lo chiami, scusi, intanto devo parlare. No, vado direttamente sotto casa sua. Ah, ci vai tu direttamente? Sì. Pericoloso. Vediamo invece... Tu l'hai detto l'ultima volta? Ti devo parlare, forse a Graziella. No. A Graziella? Aia. Ti devo parlare. Poco fa. Ti devo parlare. A proposito di cosa? C'entra la radio? Ti devo parlare, Graziella. Ah. Ci siamo persi. Allora, poi chiederemo anche agli altri. Intanto Graziella, preparati, perché sì. Questa volta ti annuncio io, perché questa canzone a me piace in modo particolare e sono sicuro che chi è all'ascolto in questo momento la gradirà moltissimo. Soprattutto tra le donne, perché è una delle più belle canzoni nate dalla penna di Vasco Rossi, che poi canta anche lui dal vivo con la chitarra spesso, ma la signora che la canta in modo particolare, che fa venire la pelle d'oca, è la signora della canzone italiana, adesso si chiama Mannoia. Però noi questa sera la vogliamo sentire dal vivo, dalla voce di Graziella Pagano, quindi Selly, Graziella Pagano al Doc Night Live. Thank you.
cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se li è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza data per non sentire l'amarezza. Che bel rumore. Se lì cammina per la strada sicura, senza pensare a niente, ormai guarda la gente, un'aria indifferente. Sono lontani quei momenti, quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bel rumore. Ma forse se l'è proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpi e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento come se fosse l'ultimo. Cammina per la strada leggera, ormai è sera, si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. E forse, ma forse, ma sì. Che cosa vuoi che ti dica? Grazie, grazie, grazie mille, grazie a Graziella Pagano per questa canzone stupenda che ha messo i brividi a me e a tanti altri, come vedo qui da internet, perché ti arrivano complimenti da tutte le parti. Vi ringraziamo tutti, siete in tanti, siamo proprio alla fine e dobbiamo salutarci, quindi ringraziamo
chi è qui, è stato qui con noi, ovviamente Federica Galeota. Ciao Federica, grazie di essere stata qui. Stefania Di Stefano, ciao a tutti, grazie. Grazie a te, ci sentiremo molto presto anche sì, con, grazie, tutti, con piacere. Altri gruppi, eccetera. Giuseppe Milazzo e, grazie, e il Barry White, la situazione. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Non venire più alto la prossima volta, Giuseppe, mi raccomando. E poi ancora abbiamo da questa parte Emanuele Barberi. Grazie a voi. Grazie di essere stato qui. E poi Federica, no scusami, Dorotea. Sì, Dorotea. Sì. La vlogger, ecco, no, non mi veniva. Esatto, adesso... anzi, ci vediamo su YouTube. Sì. Insieme alla mascotte del canale, il piccolo Laghi. Oggi fa un anno che è con me, quindi mi raccomando, ci vediamo su YouTube. E poi ci vediamo anche tra un po' da Pizza e Sfizi, perché Graziella la sentirete cantare così da Pizza e Sfizi tra un po' le canzoni dedicate alle donne. Mariangela mi dice: Piero, quando ci regala un'altra serata così devi chiedere alla mia direttrice artistica, che è Graziella Pagano, che comunque io inviterò già il prossimo 8 marzo a regalarci un'altra serata così. Grazie, sicuramente. Grazie Piero, grazie. La prossima settimana al Doc Night Live direttamente da Mistretta arriva il pop rock degli Overdrive Band. Sono Chiara Martino, ma poi la voce, Francesco Marasco chitarra, Roberto Inzinga chitarra, Giuseppe Maurizio al basso e Domenico Ribaudo alla batteria. La prossima settimana al Doc Night Live Overdrive Band. Ci vediamo da Pizza e Sfizi. Doc Night Live. Se vuoi essere dei nostri, partecipare è semplicissimo. Invia subito una email a dnl@radiodoc.it. Doc Night Live su Radio Doc. Segui. Radio, la musica sana.